Eccoci con il play manager del Real Ceprana, mister 17. Allora, una gara che probabilmente a conti fatti potrebbe essere pareggiata, no? Penso che meritatamente doveva essere pareggiata, visto le occasioni che abbiamo avuto, i pali. Sì, un pareggio era giusto perché abbiamo comunque meritato sul campo di portare almeno un punto a casa. Però purtroppo il calcio è così, se sbagli gol, se non segni paghi. Tra l'altro si può anche dire, no, che voi come allenatore avete messo la palla dell'autorete, quindi sì, è colpa mia, non me la posso manco prendere con i ragazzi, perché purtroppo sono andato a rinviare, invece non sono riuscito a buttarla fuori. Vabbè, succede in Serie A, succede anche qua, insomma. Parliamo un attimo nel complesso della gara. Primo tempo in mano vostra, secondo tempo diciamo che è andata meglio per la squadra di casa. Sì, secondo tempo penso che loro hanno giocato un po' meglio, anche se poi azioni pericolose, proprio pericolose, non ne hanno create. Però sono una buona squadra, hanno buoni elementi, da Wagner all'attaccante davanti, sicuramente meritano la posizione che hanno. Poi rispetto agli altri anni sono più squadra, secondo me, qui ci ho giocato tanti anni contro, secondo me sono più squadra e possono anche puntare a fare bene i playoff, secondo me assolutamente. È stata una bella partita comunque, complimenti a loro. Anche perché Antonio Croccone, il tecnico della squadra di casa, insomma, ha ribadito che comunque da quando è arrivato dal set a fare il cambio cambio di passo, quindi sicuramente anche il Real Ceprana potrebbe collocarsi in quella zona di classifica dei playoff. Noi tentiamo di tirarci intanto fuori dai playout, che è la cosa principale per noi. E se giochiamo così, io penso che riusciamo almeno ad arrivare sotto a quelle che si giocano nei playoff. L'obiettivo è quello, perché io cerco di mettere il carattere che ho sempre avuto da giocatore io, e pare che i ragazzi lo recepiscono, quindi speriamo bene, siamo sulla via giusta comunque. Certo. Una battuta sul Gaeta, com'è la vista posta l'altro? L'ho vista bene, secondo me è una buona squadra, c'ha buona individualità, ben allenata. E secondo me pagano un po' il campo, perché se giocassero in un palazzetto sarebbe più consono. Purtroppo il campo è quello che è, e quindi quando c'è giocatori poi tipo Wagner, insomma, abituati a giocare, possiamo vedere alle mie spalle il palazzetto. Sì, dovrebbe arrivare, stavo vedendo, sì. Comunque secondo me è una buonissima squadra, assolutamente. Prossimo turno per voi in casa, immagino? In casa con Sperlonga, sì, puntiamo ai 3 punti assolutamente, come si dice dalle partite, con le buone o con le cattive. Assolutamente. In bocca al lupo. Grazie.